Ciao a tutti amici di Tecnologia su Misura, eccoci ritrovati, è da un bel po' che non carico nessun video e proprio perché, come potete vedere, ho abbastanza da studiare in questo periodo, ho due mattoni tra sistemi operativi, programmazione concorrente e architettura hardware, ne ho proprio fin sopra i capelli. Comunque, mi sono collegato anche per parlarvi delle novità che cercheremo di realizzare sul nostro canale e non solo. Potete cominciare a vedere che stiamo registrando da una nuova webcam in Full HD e inoltre potete vedere un nuovo acquisto che abbiamo effettuato. Non abbiamo avuto pazienza di aspettare i nuovi chip Nvidia e abbiamo comprato una GTX 770. L'ho già montata, non vi ho fatto vedere l'unboxing perché comunque è uscita l'anno scorso. E con questa, oltre a poter giocare a un livello superiore, a 1080p, abbiamo anche la possibilità di sfruttare tutte le feature, di Nvidia e quindi cercheremo anche di caricare qualche gameplay in più. E appunto di questo volevo parlarvi, che molto probabilmente a breve, appena finisce questo periodo degli esami, apriremo un nuovo canale in modo tale che potremo caricare, diciamo, contenuti un po' meno seri di quanto tecnologia su misura si proponga, quindi magari realizzare qualche gameplay e parlare in generale di cose da nerd, mettiamola così. Infatti il nostro canale si chiamerà Spazio Nerd o qualcosa del genere. Comunque, adesso, dopo avervi annunciato queste novità, vi saluto e magari vi lascio qualche gameplay già direttamente per farvi vedere le prestazioni di questa GTX 770. Ciao a tutti. Ciao a tutti amici di Tecnologia su Misura e ben ritrovati in questo primo gameplay in assoluto per quanto mi riguarda, il primo che mostro e anche perché non ho mai avuto una scheda video che mi permettesse di registrare, diciamo, i gameplay in tempo reale. Comunque partiamo con il vedere le impostazioni grafiche di Battlefield 3. Come potete vedere è tutto impostato al massimo, filtro anti-aliasing MSAA è impostato per 4 e l'unica cosa c'è la sincronizzazione verticale attivata per evitare il tearing e quindi gli FPS non andranno mai oltre i 60 frame per secondo. Comunque adesso partiamo a giocare, così potete vedere che non sono assolutamente un giocatore particolarmente bravo. In questo caso mi è andata un po' di fortuna. I miei rateo non sono mai particolarmente eccezionali, mettiamola così. Ultimamente, intanto che non è facile parlare e giocare allo stesso tempo. Infatti ancora più stima per quelli che riescono a fare i gameplay di sicuro meglio di come li faccio io. Comunque vi stavo dicendo che in questo periodo mi sono, cioè, preso bene per parlare così colloquialmente con DayZ ed è veramente un gioco che mi sta piacendo moltissimo ed è però l'unico gioco che non essendo ancora ottimizzato ed essendo in fase alfa, anche con la GTX 770 scatta. Mi sono dimenticato di mostrare gli FPS, adesso sperando che non mi uccidano, lo metto subito, dovrebbe essere la funzione render punto draw FPS 1. Ok, così almeno potete vedere gli FPS di gioco e vedete che anche se sto usando Shadowplay e quindi utilizzo un po' delle prestazioni della scheda video per registrare, la fluidità è davvero molto buona. Si rimane quasi sempre, quasi tutto il tempo incollati intorno ai 60 fps. Anche qui comunque quando si è 40-45 fps la fluidità è molto buona, c'è poco da aggiungere. E considerate che non utilizzando Shadowplay
può solo migliorare, insomma. Stranamente sto facendo una partita quasi decente, non è che mi capita molte volte, diciamo. Forse è meglio fermarsi prima che potete vedere quanto sono scarso. Ah, qua c'è uno che vuole fare il furbo. E comunque adesso magari con il mio amico Andrea cercheremo di realizzare qualche gameplay in coppia su DayZ appena lui si costruisce, diciamo, la sua configurazione da gaming, perché lui è un utente abituato a usare i Mac e quindi non può, per adesso non può giocare a DayZ. Hanno fermato la mia piccola strage. Comunque, spero che abbiate capito bene o male quali sono le prestazioni della GTX 770, anche se non ce n'è particolarmente bisogno, perché è un modello che ormai è uscito da quasi un anno. E per chi non avesse urgenza di cambiare la sua scheda video, non so se consiglio di acquistarla, perché è probabilmente meglio aspettare i nuovi chip Maxwell dell'Nvidia e vedere un po' che prestazioni hanno per fare la scelta migliore, diciamo. Quindi per questo è tutto, speriamo che il gameplay, per quanto noioso, vi sia piaciuto almeno un po'. Fatecelo sapere, commentateci, diteci se può funzionare l'idea di aprire un nuovo canale per caricare più contenuti leggeri, diciamo, quindi non tutorial ma sostanzialmente gameplay, o magari parlare di cinema, insomma qualcosa di relativo alla vita di un nerd tra virgolette. Quindi vi saluto tutti, un saluto da Valerio e ci si vede alla prossima.